Sua maestà il cavatello. Di origine antichissima, questa pasta rappresenta oggi un vero e proprio simbolo del Molise. Non si conosce con certezza la dotazione della nascita di questo tipo di pasta fresca, ma di certo sappiamo che era già molto apprezzata sotto il regno di Federico II e dal Molise poi si diffuse in tutto il sud Italia e poi in tutta Italia. Qui da noi, in Molise, il cavatello è una vera e propria istituzione. Infatti, negli uffici pubblici, fianco alla foto di Mattarella, troviamo lui, il cavatello. Guardate, guardate quanto è bello appeso lì a fianco a Mattarella. Che spettacolo! Che sia al sugo di carne o in bianco, con verdure o con pesce, il cavatello non delude mai e assolutamente mai le aspettative. Ogni paese qui in Molise ha il suo tipo di cavatello, che è più grande, che è più piccolo, che è più doppio, che è più fino. L'importante è che sia trascinato, ovvero incavato con un dito o due dita e poi trascinato su se stesso. Ma bando alle ciance, vediamo subito come si prepara. Allora, per 4 persone ci occorrono 400 g di semola di grano duro, 200 g di acqua tiepida e un pizzico di sale. Facciamo il nostro vulcano, acqua tiepida, un po' per volta aggiungiamo l'acqua. Lavoriamo con il palmo della mano. Quando l'impasto inizia a diventare colloso, aggiungiamo un po' di farina. Ci siamo, l'impasto è pronto, è bello liscio. Ok, aggiungo solo della farina, un po' giù, un po' su, e lo lasciamo riposare per qualche minuto in modo che perda l'elasticità e sia più facile poi stendere. Perfetto, il mio impasto ha riposato. Ora procuratevi un mattarello, se non ce l'avete va bene anche il bastone delle tende di vostra zia. Dovete ottenere una sfoglia spessa circa 5 mm. Ora con un coltello alla maliscia tagliamo prima il nostro impasto a metà e poi realizziamo delle strisce larghe circa un paio di centimetri, che sarà la larghezza dei nostri cavatelli. Ancora farina. Ora da queste strisce ricaviamo dei rettangolini. Una volta che avremo ricavato tutti i rettangolini dal nostro impasto, dalle nostre strisce, saremo pronti per cavare i cavatelli. Due dita. Aspetta, mi metto qui così si vede bene. E fate questo movimento. Si cavano, si trascinano, vedete? E poi si avvolgono. Con due dita. Facciamo pressione sui rettangolini, così. E lo trasciniamo verso di noi. Nei vari paesi del Molise ognuno ha la propria versione del cavatello, ma la base è questa. E così, dopo aver trascorso ore e ore a cavare
e dopo che al posto delle dita avrete dei monconi consumati da farina e legno, ecco, allora lì sarete pronti a degustare questo fantastico piatto. Questo era un piatto tipicamente della domenica, che veniva preparato dalle nonne e dalle mamme. Chili e chili di farina venivano impastati e trasformati in cavatelli, anche grazie allo sfruttamento minorile dei bambini che venivano svegliati presto la mattina, nell'unico giorno in cui potevano dormire, la domenica. Io mi ricordo quando ero piccolo, che la domenica mattina che mia madre mi svegliava e così mezzo addormentato mi dirigevo in cucina e stavo ore e ore a cavare questi cavatelli. E se provavo a dirle: mamma, ma non sono un po' troppi? E lei mi rispondeva: questi sono buoni anche domani, te li mangi anche domani. In effetti è così, i cavatelli sono buonissimi anche il giorno dopo, riscaldati in padella con un filo d'olio che creano quella crosticina pazzesca, buonissima. Una delizia. Una volta cavati tutti i cavatelli, venivano raccolti in un vassoio, così, pronti per essere bolliti e conditi con il sugo. Vi voglio ricordare che tra le saghe più importanti in cui il protagonista è proprio questo piatto c'è quella che va in scena il 17 gennaio a Campobasso, precisamente nella chiesa di Sant'Antonio Abate, in cui un grande falò viene acceso dai membri della comunità proprio davanti alla chiesa e dove viene cucinato e distribuito a tutti i partecipanti calderoni interi di cavatelli conditi con il sugo di carne di maiale, con le tracchiulelle, che sono le costine di maiale. Ed è una festa che vale assolutamente la pena vedere, quindi se vi trovate in zona vi invito assolutamente, in quel periodo vi invito assolutamente a farci un salto. E con questo è tutto, concludo con i miei fantastici cavatelli, vi do appuntamento al prossimo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, non tanto per me ma per lui.